A voi, Cinzia, a voi. Rainer Werner Fassbinder è stato un grandissimo regista. Pensate che in 37 anni di vita è morto giovanissimo, ha realizzato 40 film, 12 commedie teatrali, ha realizzato la regia di 30 opere teatrali. Ne parliamo con Alberto Farina, storico del cinema. Buongiorno, perché c'è un libro che Buongiorno. Si intitola Un giorno è un anno è una vita di Jürgen Trimborn, che parla anche in modo abbastanza spietato della vita di questo controverso regista. Allora, la prima cosa che vorrei sapere: Fassbinder si occupava di tutto nei suoi film, dalla produzione alle musiche, dirigeva gli attori, eccetera. Anche per questo ha fatto tanti film, erano film a basso costo, no? Erano quasi sempre film a basso costo all'inizio, dopodiché è riuscito, creandosi una fama enorme in Germania prima e poi in tutto il mondo, ad avere anche dei budget importanti. Tra le cose che ha fatto, oltre a questi 40 film, che ha girato in 14 anni, non in 37 anni di vita, ma in 14 anni di carriera cinematografica, c'è anche un originale televisivo, Berlin Alexanderplatz, di 15 ore. Per cui era una persona veramente bulimica di vita, uno che forse in qualche modo sentiva che avrebbe vissuto poco. Lui è morto a 37 anni di overdose di cocaina e all'inizio girava molto in fretta, lo chiamavano il tritapellicola. Il tritapellicole. Allora, lui ha avuto una vita difficile, sempre al limite della depressione, droga, alcol, insomma una vita che sembra quasi un suicidio graduale. Sì, in qualche modo lui parlava, teorizzava un po' questa idea del suicidio somministrato a puntate, anche se poi è stato un incidente, pare, questa sua morte così. Cioè, un incidente di droga? Un incidente di droga, ha avuto un'overdose di cocaina che a differenza del solito non era stata tagliata, gliela tagliavano perché ne tirava talmente tanta che ovviamente cercavano di limitare i danni. Ma lui, da quando aveva 24 anni, era stato avvertito che si stava comportando in un modo che non l'avrebbe portato a una vita lunga, però lo sapeva, e forse proprio per questo ha lavorato come un pazzo. Cioè, ti faccio un esempio. Sì. Ha fatto un film dedicato a un amico che si era suicidato. Sì. L'ha cominciato a girare un mese dopo il suicidio di questa persona. Sì. E l'ha girato in 11 giorni. Il film si chiama Un anno con 13 lune ed è un film sperimentale interessantissimo, molto difficile, ma molto bello. In 11 giorni, vedi, anche Simenon scrive un libro in 11 giorni, ne ha scritti infatti tantissimi. Ma lui teorizzava l'errore, diceva: io devo fare tanti film per sbagliarmi, certo, e imparare. Ma era amato? Perché lui è stato criticato, censurato, era amato? Era molto discusso, è stato un personaggio molto difficile, perché diceva: io sparo in tutte le direzioni, non a destra non a sinistra. Era un omosessuale dichiarato, ha fatto outing con sua però madre. Però è stato anche con delle donne. A 14 anni si è sposato, sì, due volte con delle donne, ribadendo che però le donne non gli interessavano. Un anarchico. Una persona completamente fuori dagli schemi, anche compiaciutamente fuori dagli schemi. Cioè, gli piaceva fare questo personaggio di persona che fumava, che si autodistruggeva, sempre con gli occhiali da sole, intervistarlo era impossibile. Era anche piuttosto cattivo con gli attori, molto spietato cattivo, addirittura. Nei suoi film viene sempre un po' fuori questo meccanismo di dominazione e sottomissione. Amore e odio con gli amore attori? Amore e odio, e veramente c'è stata una persona che si è suicidata, molte persone che hanno avuto delle difficoltà. C'è stato un attore che si è suicidato? Un suo, diciamo, interesse romantico che poi da lui lasciato si è ucciso. Ovviamente non è che uno può dire uno si suicida perché, però lui si sentiva ma in colpa. Ma Querelle de Brest, il suo ultimo film, non parla anche un pochino di quello? Querelle, beh, era tratto da un romanzo di Jean Genet, che era insomma un'icona, una storia importante per la cultura gay, è un film molto difficile. Ecco, lui è partito in un modo realistico e con Querelle è andato totalmente nella stilizzazione. Un film difficilissimo che in Italia non è mai arrivato integrale per questioni di censura. È vero, bisogna cercarlo. Grazie ad Alberto Farina, e adesso finalmente capiremo che cos'è il debito pubblico.